Bene, scusate per l'attesa, oggi sono un pochettino in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, però andrò avanti lo stesso fino a mezzanotte. 23esimo episodio del gameplay commentato di Clausen in italiano. Allora, avevamo incontrato Senna sulla streetcar vicino alla statua di Hachiko a Shibuya. Adesso fare un discorso strano sul fatto che gli esseri umani erano alla fine nient'altro che dispositivi elettronici e robe del genere. Due delusion di cui non avevo visto solo me dal nome forse perché però a questo punto per vedere il vero finale me lo rigiocherò. Skippando i dialoghi. La coppia di Liquid e le Colcali erano troppo rumorosi per me. E me ne sono andato in tutta fretta. Ti vado a ripetermi le crepate nella mia testa. Holden Caulfield, che cavolo di citazione è? Quindi ecco come sono entrato in una discussione con della vita reale con una ragazza del tipo Holden Caulfield. Non so che cavolo sia. Credo che questo l'abbiano messo, non ho per idea di che cavolo sia, e l'abbiano messo nella traduzione inglese, non credo che, boh, forse. Allora, Holden Caulfield, se ne parla questo romanzo di J.D. Salinger del 1951. Il giovane Holden viene velocemente riconosciuto come simbolo della ribellione, dell'angoscia adolescenziale, del sentimento di oppressione e disillusione nei confronti della società. Ok, vabbè. Ah, scemo, ma ah, sì. No, più. Ma è quasi fatto. Ma è mai veramente fatto il cazzo. Più, non so. Sai, Lord Neidhart, lui è sempre detto di non essere interessato alle ragazze 3D, ma ultimamente non, ti vedo spesso andare d'accordo con ogni tipo di ragazza 3D ultimamente. Hai detto prima che. Ma prima hai detto che una di queste ti è entrato in casa. In qualunque modo io guardi questa cosa sembra proprio una situazione vera.
stai dando dentro con le ladies in questo periodo. Ok, ascolta. Riconosco che ho avuto più opportunità di parlare con delle ragazze carine. Ma guarda. Ognuno di esse ha dei problemi mentali. Prova a essere dalla parte del semifinale. Prova a essere di essere il ricevente di questi discorsi pazzi. E loro discorsi pazzi. Ah, te lo dico, proprio come un film dell'orrore nella vita reale. Mi spiace. Ah, non ti preoccupare. Anche dopo essere ritornato a casa, le cose che mi disse Sena mi rimuginavano nella testa. Naturalmente non pensavo fossero vere, ma avrebbero non sarebbe voluto più di una piccola investigazione per di una piccola investigazione per determinare se la parte che mi diceva del brevetto e dell'ordine che aveva dato il precedente era una cosa vera o un falso. Ecco perché con Grimm come mio backup sai subito fare delle ricerche. Invece delle ricerche con l'aiuto di uno delle conoscenze di Grimm, un residente degli Stati Uniti d'America, un cittadino degli Stati Uniti d'America. Beh, non avevamo. Non sembrava che stessimo andando da nessuna parte. Al giorno d'oggi non puoi credere a nessuno senza una buona fonte. Ah, che lui intanto Grima ha detto Shio mi ha contattato. Infatti, Shio era quell'amico online di Grimm che avevo avuto tutti in precedenza. Viveva negli Stati Uniti d'America e conosceva bene l'inglese. Spazzatura, no? No. Ah, quella maledetta psicotica, quella stronza, quella maledetta psicotica. Ci sarà divertita a prendermi in giro in quel modo, pensando che io non conoscessi l'inglese. Non sottostimare la rete. Qui finisce la lezione. Esiste. Esiste cosa? Eh?
Addirittura si è messo, vabbè, l'ha pure tradotto. Per adesso lo carico su. Mi stai trollando ancora? Non hai nessuna fiducia in me. もしかして、マジなのか？Ancora perché di solito faccio sempre delle stronzate. Dovrei evitare Shio qui, ma sei serio? Gli mi ha ingannato, mi ha preso in giro per tutto il tempo fino adesso. Se mi fosse fidato come al solito, sarei finito a vedere qualcosa di schifoso. Mind breaking dynasty. Ti spacca il cervello. Ma avevo una fonte. Stavo anche dicendo che avrebbe invitato Shio. Se mi stai trollando ancora, ti caccio fuori dalla gilda. Va bene. Credimi sopra questa volta. Ah, sei molto fiducioso in te stesso. Quanta fiducia in te stesso? Potrebbe andare bene per questa volta fidarsi di lui.僕はなんてお人よしなんだ。Ah, sono proprio una facile preda. Col cuore che mi batteva un po' più forte, cliccai il link mentre mi schiacciavo gli occhi. Strizzavo gli occhi per evitare di vedere chiaramente evitare di vedere con chiarezza quello che mi sta proponendo. Ma なんだこれ。cos'è questo? Brevetto degli United States. No, è troppo incasinato, non si capisce nessuno. Era un documento scritto in inglese con uno strano diagramma di sotto, nella parte inferiore. Nel mezzo del diagramma c'era disegnato qualcosa che somigliava al volto di un essere umano. Il titolo era Brevetto degli Stati Uniti, brevetto a dire questa cosa, Tokyo in giapponese. Tante parole questo era. Americano Tokyo. Brevetto. VR 技術を知っているか？Sei conoscenza della. Hai presente? Sei conoscenza della tecnologia virtuale? すでに実際にテストは成功している。ある研究チームが特許を取得済みだ。Vabbè, questa l'ho detto l'altra volta. Esistevo veramente. Poi aprì uno dei due file di testa allegati. Dentro c'era una traduzione di alcune notizie
che erano entrate nel... soggetto, nel... nel discorso, nell'argomento, questo nell'argomento di questo brevetto. Allora, il laboratorio di ricerca della psicologia fisiologica. Dell'università. Vabbè. Non c'era anche in Steins Gate questa. Steins Gate 0. Siccome sì. L'università di Mao è l'università di Mao in Steins Gate 0. Dove ci lavorava anche Mattis. Vabbè, l'università Victor Condria degli Stati Uniti d'America, che era attualmente attiva in questa ricerca, era uscita con un'invenzione strabiliante, rivoluzionaria, chiamata... Ah, quindi non è virtual rebuilding. Visual rebuilding. Chiamata visual rebuilding, tecnologia di visual rebuilding. Tanto che era stata presa come dovesse essere nell'ambito dell'industria sanitaria, questa ricerca aveva attirato l'attenzione di molta gente cieca per tutto il mondo. È un'invenzione strabiliante che permette quelli che sono stati ciechi dalla nascita di vedere quello che gli giace attorno attraverso l'uso di dispositivi di registrazione immagini, come ad esempio le videocamere. Per fornire una spiegazione semplice della tecnica, questa tecnica, okay. I segnali che componevano l'immagine della scena registrata nella videocamera erano convertiti in potenziale d'azione. Tipo di segnale elettrico che il cervello era capace di riconoscere. E che poi erano connessi al nervo ottico che poi continuava fino al cervello. C'erano
avevano già avuto dei successi nei test, nei test preliminari, e avevano già ottenuto un brevetto. Tokyo. Honto ni mitomerarete ru? Un brevetto è stato veramente riconosciuto. Le cose che mi metto a segno non erano semplicemente delle delusioni adolescenziali. Goliath che saliva e aprì l'altro file test. Annuncio della Casa Bianca, del governo della Casa Bianca, del 27 marzo 1997, il rafforzamento delle protezioni contro gli esperimenti umani riservati. L'organizzazione può condurre esperimenti riservati su soggetti umani, su cavi umani, né possono supportare in qualche modo questi sforzi nell'assenza di un consenso informato. Questo ordine entra in vigore il 27 marzo 1998, o se il processo legislativo lo permetta, anche prima di quella data. Ora hanno storpiato il nome di Clinton. Il presidente degli Stati Uniti d'America, William J. Clinton, non è più Bill. Un ordine esecutivo del presidente del Senato. I contenuti erano quelli del tipo che ci si poteva aspettare di vedere in un film. Non mi sarei potuto immaginare che questa cosa potesse essere parte della realtà, una cosa del genere potesse essere parte della realtà. Provai a andare nell'URL linkato, cliccare sull'URL linkato, così, giusto per. Se no io posso leggere il testo inglese, nonostante le apparenze ero molto più furbo, molto più intelligente di quei fannulloni che andavano a scuola. Ma il contenuto che era scritto, che era in realtà scritto di sopra, era certamente lo stesso del testo tradotto. Che vuol dire? Le parole di Senna riverberarono nel profondo della mia testa. Aru itotekina jōhō wo shinkei pulse e konverto surukoto ga kanou nara. È possibile convertire deliberatamente certe informazioni a flussi neurali. Hito no gokan subete. Sarà niwa hito no eshi sono mono mo kontorōru dekiru in janai. Era un 6 prima. Sì. Se è possibile convertire deliberatamente certe informazioni a flussi neurali,
Non sarebbe anche possibile controllare tutti i cinque sensi di una persona? E oltre a questo anche il loro stesso libero arbitrio? È un argomento un po' difficile da digerire, ma Senna m'aveva... Senna, ma quello che mi aveva detto Senna e le fonti online che le davano ragione, fece diventare la mia spina, fece raggelare la mia spina dorsale. Ebbi la sensazione che qualcosa di terrificante potesse nascondersi qui da qua dentro. Quello che mi preoccupò più di ogni altra cosa era quali fossero le intenzioni di Senna nel dirmi deliberatamente queste cose. Aveva in qualche modo a che fare con me. Francamente la parte che diceva, come ho detto, la parte che essere in grado di controllare il libero arbitrio delle persone non sembrava soltanto problema di qualcun altro. Perché rimaneva la possibilità che io fossi uno sonnambulo. Mi sembrava quel giorno, perché nel giorno del terzo incidente di Ugen, lo staking, io ero andato all'Hardcafé e ho postato in chat come Shogun, ma senza ricordarmi niente di quella di questa cosa. D'altra parte non avevo nessun ricordo di Rini. Apparentemente doveva essere un'amica con cui andavo in classe insieme, con cui sono stato in classe insieme per oltre un anno. E con cui uscivo, con cui ero uscito un sacco di volte, ma lei non esisteva proprio nei miei ricordi. E se per caso io mi fossi comportato in questo modo mentre venivo manipolato dall'esterno da qualcun altro? Tanto per cominciare non c'era proprio modo che io fossi in grado di diventare amico di una ragazza carina come Rini. Dato che io ero completamente incapace, molto scarso nel parlare con le ragazze per Dio. No, ci stai pensando troppo. O almeno la parte quella cosa della chat era sicuramente una fantasia di Yua. Puramente una fantasia di Yua. Shogun esisteva separatamente da me.
tutto quello che aveva fatto era cercare di intrappolarmi. Lasciando da parte la questione del fatto che la sua vera identità fosse quella di quel uomo anziano che mi era apparso davanti, che mi era apparso in carrozzina davanti all'edificio 107. E se Sena, se anche Sena fosse fosse in combutta con Shogun? Forse stava tentando di mandarmi su una pista sbagliata. Non ingoiare qualcosa senza un minimo di... Non farti andare bene le cose senza un minimo di dubbio. Non credere a una non poco familiare e sospettosa ragazza come lei. Segna io erano due. Erano dello stesso stampo. Così sarei nato bene così, no? Certo. Non credo. La sera in versione post-awakening mi guardò con tristezza. Dovrei essere preoccupata la Matti per me. Il suo suono che riverberava attraverso la stanza era quello di qualcuno che stava battendo tasti sulla tastiera. Le smilzi e le giadre dita di Kusunoki Yua si stavano muovendo come se stessero danzando. Il suo sguardo era costantemente fisso al monitor. Digitava sulla tastiera in maniera calma, facendo pochi errori. Stava scrivendo un'email. Di più, era una abbastanza lunga. Io avevo già speso quasi mezz'ora pensando al messaggio a rifinirlo mentre lo stava scrivendo. Le sue dita smisero di muoversi senza preavviso. Lascio andare un piccolo sbuffo di stress, di agitazione. E all'improvviso schiacciò la barra spaziatrice. No, il backspace è la freccia che va indietro. Il backspace è la freccia che va indietro. Una barra spaziatrice, cazzo sto dicendo? Pare quella da cancellare. E il cursore che lampeggiava sul monitor scrollò indietro mentre, vabbè, praticamente sta cancellando.
sta cancellando una riga di testo con la barra spaziatrice. La lunga composizione che aveva scritto fino ad ora era sparita in un battito di ciglia, assieme al movimento del cursore. Quando tutto il testo era stato alla fine cancellato, io ho preso il pupazzetto, il Ghiero Froggy, lo mise sul suo letto e lo abbracciò sul petto, sul braccio sul petto. Ultimamente questa è diventata una sua abitudine. Se non abbracciava qualcosa in questo modo, lei diventava insopportabilmente ansiosa. Seppellendo il suo mento nell'animale, nel Ghiero Froggy, Allora io fece un altro sbuffo e si scrollò leggermente la testa simultaneamente allo sbuffo. Per favore, dammi coraggio. L'espressione di Yu era straniata mentre mormorava. Mormorava tenuamente, si mormorava tenuamente senza a nessuno in particolare. Quell'animale di pezza che riposava sopra le sue ginocchia. Ritornò a mettere, rimise le mani sulla tastiera. Uno dopo l'altro il monitor mostrava i caratteri che stava digitando con gesti graziosi, gesti di zadre. Ad un certo punto, quando aveva scritto un po', le mani di Yua si fermarono. Era molto semplice, corto, paragonato al testo che aveva scritto prima, perché prima aveva cancellato. Dopo qualche esitazione, Yua cliccò l'icona di invia. Ah, l'ho mandata. La mail completò l'invio. Di essere inviata senza dargli neanche la possibilità di fermarlo. Lui abbracciò di nuovo il Ghiero Froggy sulle sue ginocchia, ancora più forte. Da qui in poi continuò a fissare il monitor per oltre un'ora. Anche se non si aspettava quasi per niente di ricevere una risposta dal destinatario, non c'era comunque nessuna
nessuna indicazione che qualcosa si sarebbe avanti. La solita stanza 37. Poi mi butto le chiappe sulla sedia reclinabile. Poi buttare le chiappe sulla sedia reclinabile. Mi mangiai un po' le unghie per distrarmi dalla mia irritazione. C'era una ragione per cui io ero andato a Lat Caffè ieri, sia ieri che oggi in successione. La notte di ieri l'altro, dopo aver scoperto, grazie all'investigazione di Green, che Sena aveva detto la verità, io ricevetti un'email da Yua. In più era così stata sfacciata da menzionare il fatto che avrebbe voluto parlare con me un'altra volta. Non provare, diciamo, non provare a fare la furba con me, ma mi piacerebbe avergli detto. Ma perché non aveva detto, tipo, voglio parlare con te per avermi ingannato? Non c'è niente che tu possa dover dirmi, in qualche modo dover dirmi. In ogni modo, doveva essere, aver architettato un nuovo piano per intrappolarmi o qualcosa del genere. Meglio non darle corda. Questa volta non le darò corda. Non ero solito conversare con le ragazze come risultato. Ero stato totalmente preso di sprovvista quando Yu ha fatto quella scenata. Ha fatto quella recita. Vedendomi così, mi aveva segretamente preso in giro. Vabbè. E poi c'erano le sue delusioni incomprensibili. E io stesso ero pieno di delusioni, ma le mie non causavano problemi alle altre persone. Ma aveva regurgitato le sue teorie verso di me in un modo che mi fece quasi sembrare che io in modo che sembrava quasi che io fossi il criminale dietro i Nugen. Non la perdonerò mai. E dunque io ignorai quell'email. Ma una cosa mi preoccupava ancora. Continuava a preoccuparmi. Sull'email io avevo scritto che sarebbe andata di persona alla mia base. Senza dubbio, certamente, lei conosceva il mio indirizzo. Ecco perché avevo preso rifugio nel Lat Caffè. E anche oggi non era un giorno di scuola per me.
Se possibile, mi sarebbe piaciuto portare con me la mia Disord per portarmi fortuna. Ma a differenza di Sena, non avevo il coraggio di camminare, andare in giro per il centro commerciale portandomela dietro. E a parte tutto questo, era abbastanza faticoso dover passare quasi metà della giornata dentro un caffè. Staccante più che faticoso. Oh, vedo che comunque c'è ancora la pubblicità di su Maga. Porca miseria, e oh, il primo non so che cavolo sia, ancora non so che cavolo sia. La sedia reclinabile era confortevole, l'interno del negozio era anche fornito di docce, ma certamente io non potevo sentirmi a casa come nella mia base. E dall'altra parte il problema più grande era l'assenza di sei rattan e portatela dietro. Aver speso questi due giorni chiuso in un hot caffè mi aveva veramente fatto capire quanto l'esistenza di sei rattan fosse vitale per me. Volevo ritornare alla mia base il prima possibile. Ma avevo deciso di andare a casa tardi questa notte. Dopo la mezzanotte, dopo che il giorno cambiava il prova, dopo che questo giorno sarebbe cambiato nel prossimo, dopo mezzanotte. Ma io mi ricordo che in Giappone a mezzanotte non c'era già più un cavolo di treni. Chiudeva tutto tipo alle 23:30. Ma però forse a mezzanotte. Per quell'ora l'ultimo treno sarebbe arrivato, sarebbe passato l'ultimo treno. E non. Non penso. E non pensavo che anche Yua sarebbe rimasta in attesa, avrebbe aspettato così tanto, diciamo così. Avrebbe aspettato così tanto davanti alla mia base, aspettando che così Yua prende l'ultimo treno, arriva alla sua base, e Yua che era stata lì per tutta la notte, vabbè. Avevo ancora 4 ore da passare prima che arrivasse mezzanotte. Sarebbero passate la svelta se avessi giocato ad Esu, ma spostai lo sguardo al monitor del PC. Il mio personaggio secondario, l'Islot, se ne stava lì senza nulla da fare. Omae no mite iru keshiki wa monmono ka? Quello che vedi è la verità, è il vero. È la reale. È il mondo reale, diciamo, che non mi viene una. Mi ricordai delle parole che mi aveva detto Sen. Oh, mi ricordai delle parole di Sen. Più di metà di quello che aveva detto era un fatto provato. Ma non eravamo stati in grado di trovare una fonte per la parte che per il fatto che potessero che si potesse controllare
libero arbitrio delle persone, il libero arbitrio e i movimenti fisici delle persone. E forse questo aspetto di questa cosa era soltanto nella testa di Sena. Perché mescolare la verità con un pizzico di bugie era un metodo particolarmente efficace e skillful, difficile da eseguire. Efficace, ma anche difficile. Porca miseria, è laborioso, non laborioso, no. Vabbè, metodo per minacciare qualcuno. Anche se avevo capito col mio ragionamento, il fenomeno inspiegabile che mi era occorso queste poche passate settimane continuava a ribalzarmi nella testa. E rimanevano terrificanti qualsiasi cosa avessi fatto. Senza pensarci più di tanto, contemplai. No, senza. Beh, vabbè, contemplai l'isolot che era dietro lo schermo. Lisero te. Omae no mite iru keshiki wa honmono ka? Lisolot, la visuale che tu vedi è la cosa, è quella vera. Biascicai in una voce morbida, come per impedire a qualcuno lì vicino di sentirmi. Prima d'ora avevo già rebuginato qualcosa di simile. Il mondo che stavo guardando attualmente, il mondo di Lislot, ovvero Baselard, poteva essere quella cosa vera a Lislot, ma a me sembrava, per me era artificiale. Questo che suggeriva è che il mondo in cui ero, che la persona dietro me guardava, era esso stesso qualcosa di artificiale. Tuttavia, nello stesso modo in cui Lislot non poteva riconoscermi, un essere di un ordine più sovraelevato, io non riuscivo a riconoscere, anch'io fallivo completamente nel riconoscere l'individuo in ordine più elevato che era la persona dietro di me. Mi chiedo se Lislot stesse pensando la stessa cosa che stavo pensando io. Perlomeno senza il mio intervento non sarebbe stato in grado di muoversi con il suo stesso potere, con il suo solo potere. E quindi per quanto riguarda me, sarei stato in grado di alzarmi da questa
sedia reclinabile se la persona dietro di me avesse scelto di non intervenire. O vai a alzarmi. Incontrai un successo immediato. Questa volta provai a sedermi, nessun problema. Questa sequenza di movimenti era un prodotto del mio libero arbitrio, della mia volontà. O era il risultato dell'interferenza della persona dietro di me? Non c'era modo che potesse determinare cosa fosse cosa, eh? Eh? La porta che divideva questa stanza privata si stava aprendo. Lo sentii dietro di me. E simultaneamente ebbi la sensazione di qualcuno che entrava. Spaventato, mi girai. Lo sapevi, no? Sapeva che tu eri sempre la storia dell'altra. È inutile che te ne andavi a casa. Così no, chi vuoi? Stavo quasi per piangere dal terrore. E la Madonna. Aiuto, mi tappò la bocca. La mano era calda come se avesse la febbre. E il mio naso riconobbe l'odore del sudore. Silenzio. Emmett. Qui mi tassanete. Non fare nessun rumore. Tassanete, su questo. Promettimelo. Yakusoku shite kurerin. Lo prometterai, no? Lo prometti. Shinai na to iwanai yo. Lei adesso mi dici che non lo... Vabbè, mi dici che non lo farai. Yakusoku Promettimelo. shite suru desho. Lo farai, no? Suru do. Fallo. Onegai. Ti prego. E che pareva, a parte la delusione. La stanza privata, io bloccò la mia via di fuga. Prima di accorgermi, stava schiacciando le mie spalle con una forza incredibile. E non potei neanche alzarmi dalla sedia. Lo sguardo di Yua mi attraversava gelidamente. Point blank sarebbe da molto vicino. Quando spostai il mio sguardo, incapace di sopportare questa cosa, vidi i tre grossi attaccate
alla borsa che penzolavano dalla sua spalla. D'accordo? Coeo. Non fare? Tasanaide. Non che rumore. Ebbi la sensazione che lo avrebbe ucciso se mi fosse ribellato. Quindi senza resistere, fece semplicemente un cenno a tutto quello che mi disse Yua. Non importa come volevo dirtelo. Ski. Sapevo che la delusione verde era una merda qua. Mi piace. Ski no. Ti amo. Vakatte. Sappilo. Daisuki. Ti adoro. Vakatte. Capisci? Watashi no mono ni nakute. Diventa mia. Onegai. Prego. Avevo pensato che una situazione d'amore doveva essere più romantica, più cuore, più gioiosa, più fatto con più cuore. Ma questo era differente, terrificante. La mia schiena diventò. La mia schiena si raggelò. Anche se lei in teoria avrebbe dovuto. Anche se in teoria mi stava confessando il suo amore a me, mi sembrava come se stia ricevendo una pena di morte, una sentenza di morte. Non avevo altra scelta che rifiutarla adesso subito. Non era nient'altro che una storia. In questo passo le cose sarebbero andate oltre il punto di non ritorno. Io forzatamente scansai via le mani di Yua. Mi rifiuto, ti mando alla polizia. Io divento pallida, come se avesse ricevuto uno shock. Si abbracciò la testa, praticamente sì, vabbè. Si abbracciò la testa. No. Vabbè. Diventando sempre più timida con ad ogni momento che passava. Sonnani kirawarete da nante. E pensare che tu mi odiassi, pensare che tu mi odiassi così tanto. Gomennasai. Mo shikimatoimasen. Mi spiace, non ti girerò intorno. Non ti girerò più intorno. Sayonara. Nishijo-kun. Addio Nishijo-kun. Distanziandosi da me, si voltò dall'altra parte con sagging shoulder. Colbo, spalle cascanti, spalle così. Faltering. Badrò la stanza con passo barcollante. L'avevo detto. Vedere Yue piangere al contrario, piuttosto rinfrescante, piuttosto rinfrescante, galvanizzante. Pensare che
sono finalmente liberato dalla mia stalker, mi rese incredibilmente felice. Da solo iniziai senza inconsciamente a mettermi in pose, ma fare pose macho. Fine delusion. Ritornai in me con un gasp. Come prima, lui era davanti a me, che mi copriva la bocca con la mano. Imbrogliato. Stava mormorando qualcosa a voce bassa. Non potevo sentire neanche la cosa di quello che mi stava dicendo. Era fuggito dalla realtà. Quanto poteva essere bello se quella delusione che aveva avuto fosse stata vera. Ma non c'era possibilità che questa cosa si avverasse, quindi Lui continuò a parlare. Demo, onegai desu. Ti scongiuro. Ikotsu dake. Fammi dire solo un'altra cosa. Iwatsu kore icho. Anata ga kizutsuku no mo. Anata ga fukou ni naru no mo. Adesso però voglio vedere la delusione. Anata no sei de fukou ni naru hito ga deru no mo. Mitaku nai in desu. Perché adesso ha già dichiarato la delusione rossa. Aiuto, come provai a urlare, lei mi coprì la bocca ancora. Era difficile respirare. Perché hai parlato? Anche se me l'hai promesso. Ma l'hai promesso, no? Che me l'hai promesso? Promesso, no? Promesso. Lui aveva una presa enormemente forte. Allo stesso tempo in cui mi tappava la bocca, sotto la mandibola che non ha spicciolato. Ma sotto la mandibola che non ha spicciolato. Il terrore raggiunse il suo picco. Le mie ginocchia mi fermo a tremare. Tutto quello che feci era fare cenni, cioè più separatamente dei cenni in risposta delle parole tenui e senza emozione di chi diceva Yua. E questo Yua finalmente allentò la presa sulla mia mandibola. Ma non tolse via la mano come prima.
Omer era veramente era veramente l'ascolto. Non avevo nemmeno immaginato che potesse comparire qui. Gomennasai. Scusa. Quando Yua sussurrò in una voce bassa, come se volesse impedire a qualcuno di vicino di sentirla, il tono passò alla sua solida timidezza. Era come se avesse personalità multiple. Era veramente malata, veramente malata. Otorokaseちゃいましたよね. Ti deve aver sorpreso. Demo, Nishijou-kun to ohanashi suru ni wa kou suru shika nakatta desu. Ma non avevo altra possibilità che di parlare con te, altro modo di parlare con te. La sua espressione era veramente apologetica, tanto che quasi faceva quasi iniziare a sentirmi in colpa. Era una brava attrice, una rispettatrice. Kino, anata no ie ni ittan desu kedo, imasen deshita yo ne? Sono andata a casa tua ieri, ma non c'eri. Io, yoru made, ecco, mattetan desu kedo. Ho aspettato fino a notte inoltrata, ma... demo... No, ma capisco perché tu voglia evitarmi, Nishijou-kun. Io ti ho ingannato. Se ci sei arrivata, se sei arrivata fino a lì, per favore non... lasciami stare, non... evita di avere, fare, di avere a che fare con me ancora, insomma. Però io adesso voglio vedere la delusione, la non delusione a questo punto. Credo. Ok, non delusione questa. Che fare? Cosa dovrei fare? Sforzai dispertamente di pensare a un modo per fuggire da questa situazione. Ma niente da fare. Non potevo mantenere una linea di pensiero tranquilla, lucida. E colpito da questa imboscata imperfetta, la mia mente divenne vuota, si era svuotata. Uguale a prima. いませんでしたよね。夜まで待ってたんですけど。でも私を避けようとする西条くんの気持ちはよくわかります。私西条くんのこと騙してたわけだし。 Ok. Non niente da discutere, di disquisire con un subordinato di Shogun. È stato un malvagio per voi intrappolare un debole come me. Io abbasso lo sguardo e quindi mostrò un leggero gesto di esitazione. Quindi mormorò distintamente una singola frase. Sono me, dare no me.
その目誰の目Adesso mi viene il dubbio che... viene il dubbio che questo non lo vedi nel... いい声を出さない助けどうして約束したよしたってしたでしょしたよごめんなさい驚かせちゃいましたでも西条くんとお話昨日ようんで私西条くんのこと騙してたわけだしでもお願いです。一つだけ。これ以上、あなたが傷つくのも、あなたが不幸になるのも、あなたのせいで不幸になる人が出るのも、見たくないんです。Non voglio vedere, vederti, ti fai male.Diventare infelice o altre persone diventano infelice a causa tua, non più. Cosa stavi dicendo? È diverso, diverso sì. Lo conosci, no? 知らないなんて言わせません。Non ti lascerò dire che tu lo conosci. Vampire のダイイングメッセージです。Era il messaggio di morte finale che aveva lasciato la vittima della Vampire House, della casa del vampiro. ネットで公表されたことで、渋谷で大流行中の言葉。Dopo che sono stati resi pubblici online.Quelle parole sono diventate incredibilmente popolari a Shibuya. Ma io le conoscevo. Il problema è che diventassero trendy. Perché c'era qualcuno che aveva usato questa frase ben prima del Vampire. Shogun. Mai mi mise mastro.Hai visto prima, no? Night Heart. Nishijou kun to Shogun no chat log. Il log della chat tra Night Heart, cioè tra te e Shogun. Sicuro. Shogun ga kakikonde mashita. E quello postato lì. Sono me, dare no me. Sono me, dare no me. Soste. Soste.La faccia di Yua viene sempre più vicino alla mia. La sua voce era tranquilla, ma i suoi occhi da dietro ai suoi occhiali erano frigidi. Mi guardò con compostezza.Allontanai il mio sguardo. Shogun, anata. Tu sei Shogun. Tsumari. Falla breve. Falla breve cosa? Onegai desu, Nishijoku. Prego, Nishijoku, fermati.Probabilmente mi hanno reso conto, le mani di Yua stavano tremando.
No, quello pure, ho le mie mani che tremano, il tremore delle mie mani, o gli avevo semplicemente passato il tremore delle mie mani. Mentre mi interrogai su questa cosa, delle parole traggiose sfuggirono alle labbra di Yua. Per favore, smetti di uccidere la gente. Allora è ancora convinta che Takumi fosse, Takumi sia l'assassino di Mugen. Non sei minimamente conscio di questa cosa, no? Ma anch'io capisco, anch'io, cioè sono arrivato anch'io a questa cosa, a questa conclusione. Perché non c'è nessun modo per te di essere conscio di questa cosa. O di cose. Tu hai. Gli occhi di Yua si colorarono di pietà. Anche se fino allora mi aveva guardato senza movimenti particolari, e all'improvviso abbassò il suo sguardo. DID. Tajujinkaku nan desu. Personalità multiple. Io. Personalità multiple, dici? 最初はあなたのこと警察に突き出すつもりでした. Subito volevo consegnarti la, avevo intenzione di consegnarti la polizia. Indifferente al, senza badare al fatto che io fossi stupefatto, io continuo a parlare. Se non l'avessi potuto, allora pensai che con le mie stesse mani io. Mentre investigavo su di te. Sono arrivato a capire che anche tu stai soffrendo. Nel profondo dei suoi occhiali, dal profondo dei suoi occhiali, gli occhi di Yua si fissarono ancora su me. Fecero sembrare come se mi stesse facendo una richiesta, una supplica. Quel suo comportamento. Quel suo atteggiamento che sembrava quello di qualcuno che si stesse preoccupando per me in qualche modo. Mi fece raggelare le ossa. Io voglio salvarti. Le mie delusioni stavano uscendo fuori controllo. Quello che stavi dicendo era totalmente contraddittorio. Davvero? Era veramente contraddittorio. Quindi andiamo all'ospedale. Non mi capivo troppo bene. Avevo postato nelle chat sotto il nickname di Shogun senza rendermene conto.
anche se non avevo nessun ricordo di questa cosa, anche se non nessun ricordo di questa cosa, a un certo punto ero diventato amico con una ragazza chiamata Rimi. Non ero un sonnambulo. Non c'era nessuna esistenza superiore che mi stava manipolando. Forse la persona dietro di me era letteralmente dentro il mio cuore. Un io che non ero io. Una personalità che non era me. Personalità multiple. Nella testa inizia a farmi male. Un dolore penetrante. Come se qualcuno mi stesse trapanando le tempie. Stesse picchiettando le tempie. Non poteva, non poteva, non può essere. Questo scenario era un nonsense totale. Chi avrebbe creduto qualcosa del genere? Questo, anche questo doveva essere una fantasia di Yua. Era mio nemico. Era nei piedi. Aveva cercato di imbrogliarmi. Aveva cercato di spaccare il mio cuore. E Shogun aveva delle influenze sull'ospedale. Il dottor Takashi, l'unica persona su cui potevo contare, se n'era andato troppo rapidamente e innaturalmente. Shogun deve averlo cancellato. Sarei stato anch'io cancellato se avessi ascoltato Ayua e se n'era andato lì con lei. E forse andato lì con lei, non sarei. Non le crederò. Vabbè, non ci credo, 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 non, no, 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 no. Non credere, 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 non credere,
cacciai, spinsi Yua via da me con tutta la mia forza. Scontrandosi con la porta divisoria che era chiusa dietro a lei, Yua scivolò sul pavimento con la faccia distorta. Essendomi finalmente liberato dalle mani di Yua, io presi, afferrai la mia borsa. Ah, porca puttana, eppure, vabbè, camminando sopra di lei, camminai sopra di lei e uscì dal corridoio. E addirittura camminato sopra. La calpestata. Mentre l'altra buttata a terra con... Vabbè. Matte! Aspetta! Mentre ancora a terra, Yua mi prese la caviglia. I suoi capelli erano tutti scombinati. E non fece neanche uno sforzo per mettersi a posto gli occhiali che erano scesi fuori posto. E mi si era stretta disperatamente a me, cioè la sua mano si era stretta disperatamente sulla mia caviglia. Quello da lei non invocò nient'altro che terrore in me. Un patetico urletto sfuggì dalla mia bocca. Ah! Ah!
era il mio nemico. Lavorava per Shogun. Ah, Takumi, quanto cavolo di... quanti casini mentali. Madonna. Non ti lascio, non lascerò, non mi lascerò prendere in giro da te. Mai più, mai più. Sarda! È diventato full Tsugumi qua. Sawaranaide, Sawaranaide, non toccarmi. Boh, direi che con questa me ne... Allora, quando io urlai, io mi fece... mi lasciavo andare immediatamente. Prendo vantaggio di questa cosa per correre fuori dal negozio. Bene. Per ora direi che possiamo finire qua per... ci vediamo domani, sempre dalle 22 alle 24.